Nei rapporti tra la fede e la ragione, il massimo esponente della fede del cattolicesimo, Papa Giovanni Paolo II, fece ai filosofi la massima possibile apertura. Questa enciclica fu firmata il 14 settembre del 1998 e non c'è niente di meglio che possiamo fare che leggerla e valutarla. Dice il punto 56. Si nota, insomma, una diffusa diffidenza verso gli asserti globali ed assoluti, soprattutto da parte di chi ritiene che la verità sia il risultato del consenso e non dell'adeguamento dell'intelletto alla realtà oggettiva. Qui il Papa veramente ha posto l'accento sulla cosa fondamentale. Il criterio che si ha oggi della verità, che è creduta frutto del consenso e non come un qualcosa che esista in assoluto e di per sé. Aggiunge che oggi non esiste la convinzione, anzi c'è una profonda diffidenza per tutti gli asserti globali ed assoluti. Ma vi sono asserti globali ed assoluti che sono assolutamente incontestabili. Chi infatti può contestare che uno sia uguale a 10 decimi? Contro questo asserto non ci può essere nessuna ombra di dubbio, nessuna contestazione. È vero in assoluto, perché si poggia sull'accettazione di due enti uguali e contrari come il 10 e il decimo, che se sottratti tra loro tolgono ogni definizione, quindi si ripropongono nel termine dell'assoluto zero, che è l'assenza di ogni definizione, mentre invece nel interagire tra 10 e il decimo porta al risultato di quella unità, che è un indice proprio di quanto è assoluto. Quindi abbiamo visto che sono possibili oggi asserti globali e assoluti. Vediamo il prosieguo di questo punto 56. Continua il Papa. È certo comprensibile che in un mondo suddiviso in molti campi specialistici diventi difficile riconoscere quel senso totale e ultimo della vita che la filosofia tradizionalmente ha cercato. Anche qui l'accento è precisissimo. Lo scibile umano è stato diviso in molti campi specialistici. Così è accaduto che anche la filosofia, intimorita da verità appartenenti alla scienza, ha abbandonato l'idea di una possibile concezione del mondo perché si è sentita superata dal campo specialistico della fisica. E quindi, in un certo senso, si è intimorita, soprattutto poi nel giudizio su quello che è il senso ultimo della vita, che è la massima concezione sintetica cui l'uomo può arrivare nella sua filosofia, quando essa tocca il senso stesso del nostro esistere.
Il Papa continua scrivendo: non di meno, alla luce della fede che riconosce in Gesù Cristo tale senso ultimo, non posso non incoraggiare i filosofi, cristiani o meno, ad avere fiducia nelle capacità della ragione umana e a non prefiggersi mete troppo modeste nel loro filosofare. Dunque è addirittura il massimo esponente della fede che spinge la filosofia ad avere il coraggio che aveva inizialmente e che poi non ha avuto più quando è stata intimorita dalle cose che risultavano accertate dalla scienza, dimenticando che ogni accertamento scientifico deve avere a monte l'interpretazione della ragione, altrimenti diventa un dato acritico, anzi che può essere stimato in un modo erroneo se è preso direttamente per quello che mostra, come ad esempio il sole che gira attorno alla Terra, che risulta in ogni osservazione fatta da ogni uomo e che deve essere una verità contraddetta proprio nel giudizio dato a questa osservazione, che porta poi a ritenerlo frutto di un fenomeno di azione e reazione, per cui noi osserviamo realmente solo la reazione in quello che ci si mostra, perché è l'effetto secondario ad un'azione uguale e contraria che si pone a base ed è in se stessa inosservabile se non nella seconda, in quella relativa, che è uguale e contraria alla prima esperienza in se stessa. Se il filosofo ha perso la sua fede e il suo coraggio nei confronti della sua ragione e si fa intimorire dai fisici, che poi usano una ragione irragionevole, ecco che l'uomo può essere indotto a credere vero che il sole giri attorno alla Terra, quando invece il sole è il centro della rotazione della Terra. È visto in un fenomeno relativo, da giudicare con la capacità della ragione, ma se la ragione abdica a questo giudizio, ecco che dimostra in tutti i filosofi una lacuna che è vista dal Santo Padre, al punto che proprio dalla fede viene fuori il suggerimento alla ragione. E il Papa non può che non incoraggiare i filosofi, cristiani o meno, notate, cristiani o meno. Il Papa è convinto che non ci si debba poggiare sul cristianesimo per arrivare alla ragione, perché chiunque filosofeggi e sia cristiano o non sia cristiano e giunge alla verità, giunge senza alcun dubbio, per la fede che ha il Papa, alla verità di Gesù Cristo, al senso unico della vita, proprio nella concezione cristiana di Gesù Cristo. Andiamo avanti in questo punto 56, perché dice il Papa, e qui insegna, dice che la lezione della storia di questo millennio, quindi si pone con l'osservazione di che cosa insegna la storia di questo millennio, la lezione della storia di questo millennio che stiamo per concludere, era il 1998, testimonia che questa è la strada da seguire. Bisogna
non perdere la passione per la verità ultima e l'ansia per la ricerca, unite all'audacia di scoprire nuovi percorsi. Tre requisiti fondamentali: la passione per la verità ultima, l'ansia per la ricerca e l'audacia di scoprire nuovi percorsi. Perché se la ragione non è audace e si fa intimorire dalla verità scientifica non giudicata bene, la verità scientifica non giudicata correttamente rischia di portare a conclusioni irragionevoli, come è accaduto nel passato. E prosegue il Papa, sempre in questo punto 56, dicendo che è la fede che provoca la ragione a uscire da ogni isolamento e a rischiare volentieri per tutto ciò che è bello, buono e vero. Guardate dove arriva la capacità santa di questo santo pontefice, che pur essendo il massimo esponente della fede in Cristo, dice che è la fede che provoca, spinge in ogni modo, perché provocazione significa proprio una spinta abnorme, tale che diventi veramente un input, un andate, fate, muovetevi. E che cosa provoca? Provoca la ragione a uscire da ogni isolamento e a rischiare volentieri. Perché isolamento? Perché di fronte a queste novità, a queste audacie di chi trova questo coraggio, c'è il gravissimo rischio di impattare contro uno statu quo di persone intimorite, filosofi di una ragione pusillanime, che non ha il coraggio del rischio della ragione e abdica rispetto alla visione del mondo. E il Papa dice che no, è la fede che provoca, spinge in una maniera assoluta la ragione ad uscire da ogni isolamento. Quindi lo scopo è togliere l'isolamento in cui si confina il filosofo che, muovendosi diversamente rispetto agli altri colleghi pusillanimi, trova questo coraggio e inevitabilmente pone allo scoperto la sua ragione, che è possibile oggetto di critiche pesantissime da parte di tutti. Ma sei matto che credi che la ragione possa intervenire lì dove è la scienza che deve intervenire? E tutti credono che il dato scientifico non debba essere ragionato. Se il dato scientifico non è sottoposto alla ragione filosofica, perché la filosofia è l'arte della ragione, la ragione in mano a personaggi come gli scienziati, che non sono esperti, che non sono amanti, che non sono maestri della ragione, rischia pesantemente di cadere nel trabocchetto satanico di una vita che si mostra nell'effetto, che è sempre uguale e contrario alla vera causa, ma che è vista come una causa rovesciata in un modo satanico. Perché mentre è vero che tutto il mondo devolve verso la pura esistenza, noi lo vediamo in modo reattivo uguale e contrario, perché lo vediamo nella realtà,
oggettiva, e questa realtà oggettiva che ci sembra di tipo fattivo, di tipo libero, di tipo tale che ciascuno di noi può scegliere che cosa fare, si dimostra invece una pura reazione a una dinamica uguale e contraria, quella proprio espressa dal terzo principio della dinamica azione e reazione, che dimostra che la reazione visibile non è libera, è sempre condizionata all'azione uguale e contraria. Per cui se io credo di essere libero, ho questa libertà solo come una reazione a una imposizione che riconduce tutta la realtà al suo puro essere in potenza, che devolve la realtà, che la fa annichilire, come accade nell'antimateria, che non afferma la materia, ma tutto il contrario della materia. Quell'annichilimento a cui particella e antiparticella sono ricondotte quando entrano in relazione finalmente nello stesso campo e si annichiliscono. Perché entrano in contrapposizione i due campi e la sintesi tra più uno e meno uno diventa lo zero e tutto il modello reale del mondo sparisce. Ecco, noi lo vediamo nel farsi perché esso si sta disfacendo. Noi vediamo l'avanzamento di tutte le cose sulla base del loro retrocedere. Retrocedono dal futuro e noi le vediamo avanzare verso il futuro. Retrocedono nelle forme dell'antimateria e del magnetismo e noi le vediamo avanzare nel senso della materia e dell'elettricità. Noi stiamo vedendo una bugia, ma se non siamo talmente critici con la nostra ragione, tanto da farla vedere, noi approdiamo al credere vero quello che è puramente una reazione a un'entità dinamica uguale e contraria. Ora, se quella è uguale e contraria, e noi vediamo l'altra, poiché noi vediamo una vita che va verso la morte, l'altra viene dalla morte. Quindi la morte non è un punto finale della vita, ma è un punto di partenza dello spirito, che parte da un progetto già realizzato, che arretra verso l'osservazione del soggetto, e il soggetto, vedendo l'arretramento dal futuro del progetto, vede il suo avanzamento nel futuro. Ecco dove si può arrivare. Ma se si afferma che noi stiamo osservando una cosa che sembra vera ma è l'opposto del vero, ti capitano addosso tutte le critiche e rimani isolato, isolato da tutti, dagli scienziati e soprattutto dalla fede, che non avendo a sua volta capito che cosa Gesù spiegò a Nicodemo nel terzo capitolo del Vangelo di San Giovanni, quando Giovanni spiegò che Gesù disse a Nicodemo che l'esistenza ha due versi, uno è quello della materia, l'altro è quello dello spirito. Di conseguenza, se il soggetto si muove dinamicamente in un verso, vede la materia muoversi nel verso opposto. Guardate che è lo stesso miracolo di Maometto e la montagna, eh? Se la montagna non va a Maometto, Maometto va alla montagna e ottiene il risultato che la montagna va a Maometto. È la stessa cosa, eh? Ma se l'uomo non riflette a sufficienza su questi elementi, non riesce a sconfiggere l'idea satanica di un mondo volto alla fine, quando invece la fine è semplicemente il compimento di un progetto in tutta la sua esistenza, che devolve verso il ritornare tutto quanto nella pura mente del creatore assoluto. Noi, che siamo come sulla superficie di una sfera, che ha la sua dinamica
di tipo antimateriale, di tipo magnetico, di riandare al suo punto centrale di attrazione magnetica, noi che siamo in uno solo di questi punti della superficie e torniamo al centro, vediamo che da quel centro possiamo finalmente andare sulla superficie e crediamo di essere liberi di scegliere a nostro piacimento quale punto della superficie sferica vogliamo andare ad occupare. E invece no, saremo costretti ad occupare solo quel punto dal quale siamo venuti, secondo un progetto tipo una stringa dei dati binari di un DVD che avanza verso il punto dell'osservazione e uno scanner, ossia la nostra intelligenza, lo legge. Noi leggiamo quello che viene dal futuro e crediamo di andare verso il futuro poggiandoci sul passato, mentre invece noi stiamo semplicemente reagendo al futuro. Ecco, bisogna uscire da ogni isolamento. La fede provoca la ragione a tentare di uscire da ogni isolamento. Ma io che vi sto dicendo queste cose, posso uscire da ogni isolamento se la stessa fede mi isola e non fa quello che disse quel Papa, ossia non agevola questo movimento? Perché se è la fede che provoca la ragione a uscire dall'isolamento e poi la fede tiene nel massimo isolamento proprio chi sta dicendo questo, e allora accade qualcosa di abnorme, perché il capo della cristianità spinge in un verso e tutta la fede dei fideisti resiste a questa spinta che viene dall'alto di un Papa Santo e si oppone. Il Papa conclude dicendo, in quel punto 56, una cosa che è e dovrebbe essere risolutiva. La fede si fa così avvocato, convinto e convincente della ragione. Usa la parola avvocato. In ogni processo ci sono due figure. Una è l'avvocato difensore, l'altra è il pubblico ministero, ossia il pubblico accusatore. Il Papa sta promettendo al filosofo che trova questo coraggio di uscire dall'isolamento in cui si caccia, se ha il coraggio della sua ragione e lo usa per volare nuovamente alto e dare un aiuto alla scienza, aiutandola proprio a partire dalle sue osservazioni di verità, però giudicandole nel modo corretto, il Papa che lo sta spingendo è veramente nella ottica di una fede che è avvocato, convinto e convincente. Perché è un avvocato convinto, certo il Papa lo è più convinto della capacità dei filosofi, degli stessi filosofi che hanno abdicato nei confronti di certe verità che sembrerebbero soltanto affidate a una scienza acritica. Il Papa è il vero avvocato convinto e convincente della ragione, perché le dà coraggio, però deve trovare chi faccia poi quello che egli comanda alla fede cristiana che egli dirige. Deve trovare che tutti i membri della fede diretta da lui siano, nei confronti di questo filosofo oltremodo coraggioso che sta rischiando tutto e volentieri per aprire nuovi percorsi, deve trovare la funzione di un'avvocatura,
ossia deve cogliere tutto e solo il buono che esiste in ciò che sostengono questi filosofi e trascurare gli aspetti negativi. Ebbene, qual è lo stato a 12 anni di distanza da quel 1998 in cui giace questo sovrumano tentativo del pontefice di spingere i filosofi? Che un solo filosofo si è mosso nel tentativo di trovare un nuovo percorso. Tutti gli altri filosofi si sono incanalati nel solito tran tran della filosofia senza nessuna capacità nuova di rimettere tutto in discussione. Un solo filosofo ha avuto questo coraggio e si è trattato di un grande coraggio perché ha messo a un certo punto a repentaglio perfino la sua vita. La sua vita reale, pronto perfino a morire. Poteva esservi un coraggio migliore, una audacia migliore, una fede migliore nella capacità della propria ragione? Era forse un pazzo se ascoltava e dava retta al Papa, che lo spingeva ad avere il coraggio della ragione? L'unico e il solo filosofo che ha avuto questo coraggio in tutto il mondo e questa capacità è stato condannato a morte due volte dall'apparato del Vaticano. È accaduto che quando io ho cercato di dare la risposta, che avete già capito in un certo senso quale sia, la risposta che noi che crediamo che questo nostro mondo sia abbandonato a se stesso perché vediamo compiere il male e siamo scoraggiati dicendo, oh, ma perché Dio non agisce e ci lascia qui? Mentre lo supplichiamo di toglierci il male e invece egli sembra proprio un padre cattivo e quel male ce lo dà nonostante che noi lo preghiamo di togliercelo. Ma amici miei, se io vi dico che voi state osservando non l'azione principale, ma quella uguale contraria all'azione principale, e se è un'azione uguale e contraria, ma voi state vedendo un padre che vi manda a morte, la verità è uguale e contraria, è che il padre vi risuscita da quella morte, anzi vi ha già risuscitato in questo momento, perché già in questo momento il vostro spirito ha cominciato il suo percorso a ritroso, partendo dal compimento di tutta la vita, espresso solo nel momento in cui sembra di morire, e lo spirito è ritornato indietro, fino a questo punto di presente, ma tutto questo percorso a ritroso, nelle linee
materiali dell'antimateria e spirituali, diciamo così, del magnetismo, è stato visto ed è visto e sarà visto usando non l'antimateria e il magnetismo, ma quello che è uguale e contrario all'antimateria e della materia, è uguale e contrario al magnetismo e del moto elettrico. E noi osservando quello che è uguale e contrario, lo vediamo muoversi nel modo uguale e contrario e sbalorditi vediamo la materia e l'elettricità cerebrale che vanno a finire tutte quante nel punto della morte. Vediamo uno sano che sta pregando Dio di non farlo ammalare, di non farlo morire, e Dio sembra cattivo perché lo fa morire, ma la verità, guardate un po', è proprio uguale e contraria. Noi siamo partiti da quella morte, siamo tornati indietro salvi verso questo momento in cui chiediamo a Dio di non farci morire, e Egli ci sta già esaudendo, infatti non siamo morti. Se vediamo di andare a morire, non stiamo andando a vedere il vero futuro, ma quel passato primo dal quale noi veniamo. Perché quel Dio uno e trino che Gesù ha spiegato è nel nostro sistema dinamico, quello imposto e riconosciuto vero da tutti i fisici illuministi quando 200 anni fa dissero che ogni unità della fisica doveva giacere in un suo ciclo 10, di 10 unità decime. Ebbene, l'uguaglianza tra 10 elevato a 0, che è il numero 1, e 10 elevato a 1 per 10 elevato a meno 1, che sono i due enti interattivi giudicabili anche come il padre di ogni cosa e il figlio di ogni cosa, nella essenza finale e sostanziale di ogni cosa, è proprio quella uguaglianza matematica di 1 uguale 10 decimi, sulla quale noi non possiamo contestare. Ma nel primo membro tutto è in potenza, come 10 elevato a 0. Ed è quell'unità assoluta di ogni cosa che è tutta ancora nascosta in quello zero in potenza di 10 elevato a 0. Mentre invece nel secondo membro l'interazione tra il padre e il figlio, ossia tra l'essenza del Dio creatore e l'essenza del quanto è creato come figlio stesso del Dio padre creatore, tutto questo già in quel suo interagire, non è che è un'interazione nel tempo. Sono 10 decimi come un puro rapporto tra due enti che esistono entrambi e sono tutti e due 10. Vedete, questo interagire c'è già tutto. Noi non lo vediamo già tutto, perché stiamo analizzando il mondo nelle sue parti componenti. Stiamo esaminando un disegno per come siamo usi fare. Noi non possiamo udire tutte le note di una musica compattate in un suono unico che sarebbe un boom. No, la musica diventa bella se tutte le note si mettono in fila secondo una armonica realtà diveniente. La bellezza è così. Una tela bianca ha in sé già tutti i colori, ma non è una gran bella cosa.
sembra un'opera che ancora non è stata fatta, invece ci sono già tutti i colori dentro. Solo se andiamo a togliere dai vari punti di quella tela quello che è rimbalzato come il bianco, tanto che un punto, conservando delle radiazioni, appare blu, uno giallo, uno rosso e con i toni diversi, solo togliendo a quanto è pieno noi abbiamo la bellezza di un quadro. Così dobbiamo togliere a quanto è pieno in tutta la vita e appare pieno solo nel momento della morte, per avere la bellezza di tutta un'esistenza divisa in punti e divisa secondo un filo di discorso, come una stringa di dati binari di un DVD che vengono dal futuro e noi nel punto di osservazione li esaminiamo e leggiamo che cosa è stato armoniosamente distribuito in tutte le parti possibili e immaginabili, e noi stiamo osservando quella che autorevolmente è stata assegnata d'arbitrio a ciascuno di noi. La nostra libertà in questo momento è solo quella ideale di stabilire in noi stessi il Dio dei valori. Il nostro assoluto Dio è un padre che vuole farsi plasmare come padre in modo libero da ciascuno di noi. Il risultato della vita per ciascuno di noi è di fissare il suo abito mentale, il suo modello del bello, di quello che gli manca, e lo avrà. Ma dove? Quando? Ora? No, questo è solo un momento in cui nell'opera globale fatta da Dio, che ha creato tutti i possibili universi, tutti i possibili personaggi, tutte le possibili storie, tutte quante, esistono già tutte. E a ciascuno di noi ne è assegnata una sola, che può essere buona o cattiva. Ma quando a ciascuno di noi è data la libertà dello spirito di fissare, osservato quello che si è avuto, che cosa manchi, e liberamente ciascun figlio elabora la sua soluzione finale, ossia il suo Dio, ecco la libertà che Dio dà a ogni figlio, di farsi fare liberamente così come egli autorevolmente ha fatto ogni figlio. E sono figli che sono tutti enti, che sono Dio inserito nel dettaglio del limite, in modo che attraverso il limite possa esservi un infinito superamento del limite. In questo mondo noi siamo compresi oggi. Tutto è perfetto, perché mentre sembra che Dio abbia fatto lui male, perché ha fatto un mondo in cui sembra accadere il male, ma esso non accade, esso regredisce, tutto l'essere regredisce dal rapporto tra padre e figlio verso l'unità dello Spirito Santo di Dio, in cui tutto esiste in potenza. Questa è la vera e assoluta consistenza, che perfino il padre, perfino il figlio andranno a fondersi nell'unità conclusiva dello Spirito Santo di Dio, in cui tutto esiste in potenza e ha la potenza creativa di generare ogni cosa attraverso la creazione di ogni cosa, proprio grazie all'onnipotenza di Dio, che però devolve, si annichilisce e rientra nel suo puro essere in potenza. Un mondo di questo tipo, che dà a ciascuno la facoltà di fissare il suo Padre nostro che sta nel cielo a modo suo e secondo il massimo risultato e la massima libertà data allo Spirito Santo di ciascuno, è un sistema ideale, talmente perfetto, fatto da Dio, che impone la libertà assoluta di ogni figlio, però nel quadro di un mondo in cui tutto esiste e tutto è finalizzato al bene. A questo si arriva
nel giudizio di cosa è la vita. E si capisce che questo è proprio quanto ha spiegato Gesù Cristo. Ma a che punto siamo con tutta questa roba? Che io sono stato condannato a morte da coloro che, non avendo voluto veramente fare quello che il Papa chiedeva, ossia opera di avvocatura, ma hanno fatto tutti opera di pubblico ministero. Ma credete che Sua Santità Papa Benedetto XVI stia facendo l'avvocato di me stesso? Quello se ne guarda bene da entrare nelle cose che io sto dicendo. E non fa quell'avvocatura che proprio il suo predecessore aveva chiesto. Se non la fa lui, chi la deve fare? Quella serie di struttura gerarchica che ha creato, e in base alla quale poi il primo protesta contro l'ultimo quando è un prete pedofilo? Ma quando mai Gesù ha dato il compito di curare gli ultimi, agli ultimi di una gerarchia? Gesù ha detto al primo che se vuoi essere veramente il primo, devi metterti in fondo a tutti e servire l'ultimo. L'ultimo sono io. Ma perché, caro Papa Benedetto XVI, non mi servi? Serviresti me? No, io servo a Dio. Servo a Dio proprio nell'attuazione della speranza del tuo predecessore. Ma nel preciso momento nel quale tu non fai nulla per togliermi dalla trascuratezza, quello che io dico non compie proprio niente all'interno della fede che tu. Manca tutta quell'opera di sacrosanta avvocatura che il tuo predecessore aveva promesso. Io sono stato condannato a morte due volte. Proprio da chi? Dalla Chiesa, che si è trovata di fronte a chi, pur di portare questa risposta, si è messo a digiunare e ha digiunato inutilmente 57 giorni sotto il primo papato e 55 sotto il tuo. Questo è accaduto nel 2005, quando ti ho fatto spedire tre lettere dal giornale Il Centro di Pescara, risultano agli atti, in cui una pecorella smarrita diceva: io non sto pascendo se il buon pastore non si preoccupa e non mi pasce, perché il buon pastore ha avuto tre volte l'ordine da parte di Gesù: pasci le mie pecorelle, io sono una pecorella, non sto mangiando, caro buon pastore, se tu non ti scomodi da quel vertice di comando, non ti metti all'ultimo posto, al mio fianco e pasci me. Ma credete che la mia virulenza dipenda da me? No, è dal Cristo che è in me, che protesta contro il suo Pietro, che si presenta con lo sguardo sorridente di un buon padre di tutti, e poi sta facendo contro Gesù quello che sta facendo contro di me. Perché Gesù lo ha detto nel giudizio finale: verrete da me, io vi dirò tutte le cose che avete fatte all'ultimo, le avete fatte a me. Io sono chiaramente un ultimo, ma da te, caro Papa, mentre il tuo predecessore ha promesso avvocatura, io ricevo da te proprio l'opera degna di un pubblico ministero, il massimo, che mi tiene all'oscuro quando quello che io dico darebbe una ragione sacrosanta a Gesù Cristo e lo farebbe capire in un nuovo percorso che, finalmente appoggiato sulla ragione che risulta nella scienza, nel terzo principio della dinamica, quello che Gesù cercò di spiegare a Nicodemo. E tutto questo resta opera morta. L'uomo è costretto a credere che Dio latita perché accade il male, tollera che accade il male, mentre invece sta salvando già ora da tutto questo, perché noi stiamo vedendo il fenomeno opposto, uguale e contrario al vero fenomeno dinamico. Noi stiamo vedendo la reazione e non l'azione. L'azione è azione di salvezza.
È Dio che toglie tutto l'abito reale per dare quello ideale che non si consuma. E tutto questo resta, continua a rimanere nell'oscuro di quella emarginazione culturale che io sto ricevendo proprio da te, caro Santo Padre, che in questo ti dimostri come un pedofilo contro lo Spirito Santo che è in me. Perché le verità che ti sto dicendo io non sono parte di me, sono parte della ragione di Gesù Cristo e tu ti stai opponendo alla ragione fondamentale di Gesù Cristo che ti arriva a spiegare perfino il dogma dell'unità e trinità di Dio in un modo davanti al quale poi nessuno può più obiettare alcunché, davanti al quale la visione del Dio uno che avevano gli ebrei e che hanno i musulmani sparisce di fronte alla novità portata da Gesù che ha definito l'essenza di Dio come una e trina. Io l'ho spiegato e questo seguita a rimanere come acqua che non è in grado di cadere e di muovere nessuna turbina e non scocca quella luce della ragione che doveva aiutare la fede proprio nelle speranze del Santo Padre Giovanni Paolo II.